Ciao tutor ragazzi, sono Orco Verde e in questo video volevo informarvi di una nuova notizia da parte di Take-Two Interactive, società madre di Rockstar Games, riguardo un gioco della Rockstar Games in stato di sviluppo qualche anno fa, ma che poi per qualche motivo non è stato più rilasciato. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete, entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Nel 2009, ovvero 9 anni fa, Sony è salita sul palco alla loro conferenza dell'E3. Chi non sapesse cosa fosse l'E3, sarebbe una fiera di videogiochi per computer e console che si svolge ogni anno a Los Angeles, in America, in collaborazione con Rockstar Games per annunciare lo sviluppo di Agent, un titolo esclusivo mondiale di PlayStation 3 ambientato durante la Guerra Fredda. Dopo questo annuncio abbiamo sentito davvero poco o nulla con gli unici suggerimenti sulla vita dei progetti, trapelati dalla concept art e il fatto che il gioco rimane sul sito web di Rockstar Games come progetti in sviluppo barra pubblicati. Il 19 novembre 2018, per cui pochi giorni fa, Take-Two Interactive ha abbandonato il marchio per il gioco, che avevano rinnovato in modo consistente e rielaborato all'inizio del 2017 a causa della sua scadenza. A causa di ciò, lo stato di sviluppo di questo titolo risulta abbandonato perché nessuna dichiarazione di utilizzo o richiesta di estensione presentata tempestivamente dopo l'avviso di assegno è stata emessa. Per cui si può dire che lo stato di sviluppo di questo titolo della Rockstar Games è morto. Ed è la prima volta che Take-Two non si rinnova o non si rinnova per il marchio. Essendo che il 19 novembre 2018 Take-Two Interactive ha abbandonato il marchio per il gioco, da parte di Take-Two Interactive di questo titolo ci si potrebbe aspettare un annuncio riguardo alla cancellazione di questo titolo, se verrà rimosso sul sito web di Rockstar Games sui loro progetti in stato di sviluppo e pubblicati. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti sotto questo video se prima di guardare questo video eravate a conoscenza di questo titolo della Rockstar Games di nome Agent. Se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, come sempre ve le porterò nel canale. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link nei miei social nella descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!